Martina Kaceric, allora è arrivata questa sconfitta ancora di misura, non è la prima volta che accade quest'anno, sembra quasi che vi manca sempre qualcosina per arrivare al successo. Secondo me è mancata un po' di intensità in alcuni momenti, abbiamo sbagliato canestri facili ed è andata così, però penso anche che forse nel secondo tempo, nel terzo quarto soprattutto, abbiamo ripreso a giocare con un po' più di intensità, un po' più di cattiveria che ci mancava da un po'. Non è facile rientrare dopo un mese di pausa, però se giochiamo come abbiamo giocato il terzo quarto possiamo giocarcela con tutti. Nel terzo periodo 17 punti avete fatto, che è molto di più rispetto al resto della partita. Il problema probabilmente è sempre lo stesso, in difesa concedete poco perché comunque 50 punti a un avversario è davvero pochissimo, è l'attacco che molte volte è come se si inceppasse. Sì, nel terzo quarto abbiamo segnato perché abbiamo fatto girare la palla, ci siamo passate la palla, abbiamo corso, abbiamo messo intensità e quando facciamo quello riusciamo a trovare tiri aperti, quindi non è sempre facile, è impossibile mettere quell'intensità lì per 40 minuti, però non dobbiamo neanche lasciarci andare, magari concedere un po' più in difesa, quindi ci alleneremo per mantenere quell'intensità lì e vedremo. Senti, avete mai pensato come obiettivo al quarto posto oppure vivete alla giornata? No, noi giochiamo per fare il meglio che possiamo, se il meglio che possiamo è il quarto posto, è il quarto posto. Andiamo sempre in campo per vincere, l'obiettivo è fare sempre il meglio possibile. Ultima cosa, c'è Milano adesso alle porte, è una partita sulla carta facile, però sulla carta quest'anno nulla è facile. Però probabilmente l'avversario che vi serviva per ritornare a quel successo che ormai è mancata quasi da oltre un mese. Sì, sicuramente è una partita, dovremmo sfruttare questa partita per ritrovare magari un po' di fiducia che stiamo perdendo, perché sì, anche serenità, perché comunque non giochiamo da un mese, le ultime partite prima della pausa non sono andate benissimo, quindi sicuramente questa partita ci aiuterà, andiamo a Milano per vincere e per prenderci due punti.